arrestato il sindaco di Riace. Tra i capi di imputazione c'è favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Lei come commenta? Ma solidarietà totale a Mimmo Lucano. L'umanità non si arresta. Trovo davvero incredibile che in una regione attraversata da un grumo impressionante di collusioni tra poteri deviati, 'ndrangheta, consorterie occulte e collusione e corruzione all'interno della politica e degli apparati statuali, il pericolo sociale per la Calabria sia Mimmo Lucano, che ha avuto la capacità di trasformare un borgo abbandonato, dove il problema non è l'immigrazione ma l'emigrazione, in un luogo vivo. Che Mimmo Lucano abbia potuto violare delle regole, non lo dico io, lo dice Mimmo Lucano, perché l'ha detto pubblicamente più volte. Che Mimmo Lucano sia l'antitesi del rispetto delle procedure amministrative, diamolo per certo. Quindi è l'antitesi, come dire, della regola amministrativa, ma lo considera anche l'antitesi del reato. Se lo Stato vuole processare Mimmo Lucano, lo processi, ma che lo Stato arresti Mimmo Lucano è come arrestare l'umanità e la mano tesa nei confronti dei più fragili. Quindi io mi sento, anche dopo questo arresto, senza mancare ovviamente di rispetto alla magistratura, perché sono stato magistrato, ma mi sento di esprimere la totale solidarietà a Mimmo Lucano sul piano istituzionale da collega sindaco, sul piano delle sensibilità umane etiche e anche sul piano di un mezzogiorno che ha avuto anche il coraggio in alcuni casi di sfidare la legalità formale per provare a dare una risposta di umanità e di giustizia. Grazie.